Castellabate chiama, il nudo di fondo risponde. Sono stati oltre 700 gli atleti dell'Italia e dell'estero scesi in acqua nelle due giorni di fondo, 29 e 30 giugno, nel mare Bandiera Blu di Castellabate, sulle distanze di 5, 1.8 e 3 km. Applaudita la delegazione spagnola del club Nación Patagonia di Valencia, che ha preso parte alle gare di nudo in acque libere del Cilento, organizzate dall'associazione Punta Tresino in collaborazione con l'associazione Sintesi SSD, con 14 atleti, accompagnata dal capo delegazione Rosario Farrucci. È sempre bello gareggiare qui, questa è la prima volta che vinco un titolo assoluto, l'anno scorso arrivai soltanto primo di categoria. Sempre bello qua, è come nuotare in una piscina, qui in Campania dove vengono persone di tutta Italia, è sempre bello. Tra l'altro poi davanti, voglio dire, a un pilastro del nuoto di fondo italiano, Simone Ercoli. Sì, è stato un piacere gareggiare con lui, abbiamo fatto tutta la gara assieme allo sprint, sono passato avanti. Sì, sono contenta, era una gara molto carina, era la prima volta che la facevo. Perché è stata divertente partire da una parte e arrivare dall'altra, per essere la prima volta questa è stata carina, sì. Vale la pena dunque gareggiare in questo specchio d'acqua blu del Cilento? Ma sì, io ero stata giù in Puglia dall'altra parte, ma qua a Castellabate non ero mai stata, quindi è proprio bella, l'acqua chiara, non possiamo voler di più. Per chi ha vinto una gara di 50 e passa chilometri è quasi una passeggiata fare una 5 chilometri qui nel Cilento? No, vabbè, una passeggiata no, anche perché il mare oggi era veramente tosto. Avevamo un po' di onda contro, quindi è stata abbastanza dura. Il fascino di Castellabate, insomma, non tradisce mai. Non tradisce. Ormai è diventata una classica, vogliono nuotare in questo mare cristallino e... ormai è andata, che se l'abate deve fare cose sempre più grandi. Non a caso infatti diceva qualche atleta che addirittura hanno incontrato anche le razze nuotando, quindi insomma testimonianza davvero che oltre all'aspetto sportivo c'è anche un aspetto turistico dietro queste gare. Noi con le gare in acque libere cerchiamo sempre di salvaguardare il territorio e l'ecosistema. Il parco ormai offre, sotto a chi nuota, offre una visione migliore di un acquario, molto molto più bella. Quest'anno abbiamo avuto anche una delegazione spagnola, e precisamente da Valencia, che ci ha visto, ci ha conosciuto tramite internet guardando le gare in streaming, ed è venuta a fare queste tre gare contenti, adesso ne ho parlato con alcuni di loro, felici proprio di aver nuotato in questo posto splendido. Sono venuti già giovedì sera, si stanno godendo il Cilento. Molto contento di finalizzare, perché parecchia molto facile, però dopo incredibile. Il vento, aereo, la ola, wow, molto contento. Quindi è molto bello. Molto bello, Castellabate un paraíso. Ha sido dura, molto dura, però... molto contento.